La lunga attesa è finita. È confermata l'anticipazione che il sito arezzotv.net aveva dato nella notte tra martedì e mercoledì. Alessandro Dal Canto, ex giocatore di Venezia, Vicenza e Torino, reduce dalla panchina della primavera della Juventus, con cui ha raggiunto le semifinali del torneo di Viareggio, è il nuovo allenatore dell'Arezzo. La sua carriera da allenatore era iniziata nella primavera del Padova. A marzo del 2011 era stato promosso alla guida della prima squadra, con cui aveva sfiorato la promozione in Serie A. A gennaio 2013 è passato al Vicenza in Serie B, poi lo troviamo allenatore del Venezia in Lega Pro. Nel 2015 la federazione lo aveva chiamato alla nazionale italiana Under 16 fino alla fase finale dell'Europeo 2016. Prima di guidare la primavera della Juve, aveva diretto la primavera dell'Empoli, ottenendo il terzo posto e la finale del torneo di Viareggio. Abbiamo fatto un colpo alla 90, cioè una società, l'Arezzo, che sempre ricordiamoci dove eravamo 3 mesi fa, che riesce a portare la panchina l'allenatore della primavera della Juventus. Ti ricordo che l'allenatore della Juventus primavera dell'anno scorso, ovvero Grosso, è andato in Serie B, ha fatto i play-off col Bari, ti ho detto tutto. Questa è una grandissima soddisfazione. Da che punto di vista? Più che dal punto di vista tecnico, perché è tra i tecnici più preparati, ha vinto il percorso a Corciano col massimo dei voti, però è una soddisfazione per la società, perché un allenatore che dalla Juventus viene ad Arezzo non in tutte le società va, quindi questo è un grande vanto della società. Specialmente, dobbiamo dirlo, io non che ripeto sempre le stesse cose, alle amicizie incredibili, eccezionali che Ermanno Pieroni nel mondo del calcio. Poi io ci ho parlato, è uno proprio pieno di entusiasmo, di fame, cioè già poi la grandissima fortuna è quello, diciamo, che effettivamente c'è una stella buona nei confronti dell'Arezzo da un po' di tempo, perché è stato anche compagno ed è amico vero di Emiliano Testini a Albino Leffe, 3 anni che era insieme sono stati, quindi quella è una cosa importantissima. Anche quella, anche il fatto che lui si fidi molto di Emiliano Testini, che è in mezzo alla società e che è suo amico, è stata una cosa a parere mio determinante. Ecco, un legame con lui che supera, va oltre una stagione, giusto? Sì, sì, va molto oltre. Senti, ancora fino al 30 giugno lui è tesserato Juve, quindi noi facciamo sempre le cose per bene, però è un contratto lungo. Che cosa secondo te l'ha conquistato dell'Arezzo? Allora, in primis ti ho detto il discorso di Ermanno Pieroni, e poi ieri sera siamo stati a cena, ripeto, con Emiliano Testini, lui il proprio amico, e diciamo che anche io gli ho fatto, come lui mi ha fatto, un'ottima impressione. Siamo subito partiti e quindi è andata tutto bene, sono veramente soddisfatto per la società.